Oggi celebriamo la festa di questo santo apostolo Bartolomeo. Abbiamo proclamato il brano del Vangelo che narra la sua chiamata, che è la chiamata che Dio ha fatto e fa ogni giorno su tutti noi, a tutti noi. E ci fa oggi questa promessa meravigliosa: vedrai il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Un po' misteriosa questa frase, e invece è molto reale, molto concreta. Cioè tu vedrai che in ogni istante della tua vita il cielo si aprirà sopra di te. Vedrai gli angeli, coloro i quali annunciano Lui, il Figlio dell'uomo nella tua vita. I messaggeri del Figlio dell'uomo, il nostro Signore Gesù Cristo, vittorioso sulla morte, glorioso nel cielo, garanzia del perdono di ogni nostro peccato. Lo vedrai in ogni istante della tua vita. Questa è la più grande promessa. Questa è la libertà, questa è la felicità, questa è la gioia. C'è una chiamata concreta e reale che viene a noi attraverso Filippo, attraverso la Chiesa, attraverso la parola, attraverso chi ci predica la parola, attraverso forse tuo marito, tua moglie, un fratello, una persona che ha sperimentato forse prima di te o sta sperimentando a tuo vantaggio l'amore di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la missione della Chiesa, cercare Natanaele nei bar, nei posti di lavoro, negli ospizi, negli ospedali, nei mercati, nella vita di tutti i giorni, e annunciare questo. Perché la Chiesa che cosa ha fatto? La Chiesa che cos'è? È la sposa di Cristo, colei che ha trovato il Messia, il Salvatore, e per questo non può tenerlo e deve scappare come Filippo e annunciarlo subito. E oggi la Chiesa l'annuncia a te, l'annuncia a me: ho trovato il Messia, ho trovato chi dà senso alla tua vita oggi, in questo momento, per quello che tu stai vivendo ora. E il Signore sa ciò che tu stai vivendo e sa, e questa è la notizia che è una bomba, che tu sei senza malizia, perché l'annuncio della Chiesa ha potere, a differenza di tutti gli altri annunci, dei politici, dei filosofi, degli amici. Perché? Perché la Chiesa ha gli occhi di Cristo, perché la Chiesa, quando si avvicina a te, quando si avvicina a me, ti vede come ti vede Cristo. E come ti vede Cristo? Come ti guarda Cristo? Come ha guardato Natanaele? Senza malizia. Ma tu dirai, ma io ce l'ho la malizia, cioè io sono un peccatore. Perché c'è una storia di peccato, è una storia, è una memoria dentro di noi, di errori, di peccati, di fallimenti, con quella persona per esempio, che non riesci proprio ad avere comunione, che non riesci proprio a sopportare, che hai messo fuori dalla tua vita. Ma non solo questo, possiamo mettere tutti i 7 peccati capitali. Questa storia ci pesa, e ci fa guardare noi stessi così. Tu non hai fiducia in te stesso. Io non ho fiducia in me stesso, il che non è sbagliato assolutamente. Ma c'è lì un principio di superbia, perché noi dovremmo essere diversi, secondo quello che ci dice il demonio. Dovremmo essere perfetti, dovremmo essere fantastici. Non dovremmo avere una storia di cadute. Dovremmo essere, e così guardiamo gli altri. E così il mondo guarda gli altri. Con questo inganno di fondo, già lo diceva per esempio Rousseau, un filosofo, con questo mito del buon selvaggio, per cui un bambino che fosse nato in una foresta vergine, senza condizionamenti, sarebbe buono. Questo è un errore gravissimo che è nel mondo, che genera il moralismo, il legalismo, che invece di condannare il peccato distrugge il peccatore. Per questo ogni annuncio che fa il mondo, che fanno gli uomini, magari che facciamo noi agli altri, ogni consiglio, è falso, perché è un presupposto sbagliato, che l'uomo potrebbe essere buono, che l'uomo potrebbe fare bene. Non è così. Il Signore sa benissimo che Natanaele, come tutti, è un peccatore. Il Signore sa benissimo che tutti noi siamo con grande malizia. La malizia viene dal demonio, per il peccato originale. Ma sa anche una cosa il Signore, che il mondo non può annunciare perché lo ha cancellato, perché non lo crede. Che Gesù Cristo, lo stesso Messia, che vede Natanaele, prima di essere chiamato, ha offerto la sua vita per te, per me, per ogni uomo, sulla croce, per distruggere il peccato originale distrutto nel sangue di Cristo. Questo è il battesimo, Tu sei stato perdonato. C'è dentro di te una parte originale che è stata salvata, redenta. C'è una parte dentro di te che è senza malizia, e questa Cristo vede. E questa riaccende. Vedete, anche se io ho fatto 100.000 peccati, anche se tu hai fatto fino a oggi 100.000 peccati, anche se tu fino a oggi
hai pensato quella malvagità nei confronti di quella persona, forse tuo marito, forse tua moglie, forse tua nuora. L'hai pensata fino a oggi. Bene, oggi il Signore dice una cosa. Io ti ho guardato prima che tu pensassi questo. Io ti ho guardato nel mio amore, che ti rigenera, che ti fa nuovo oggi. Perché è vero che arriva il pensiero malvagio su quella persona, ma prima che questo pensiero giunga su di te, prima che questo pensiero prenda possesso di te, tu sei ancora vergine, tu sei ancora innocente, sei ancora senza malizia. Quello il Signore vede e dice: vieni, vieni con me, vieni e vedi te stesso, vieni e vedi tua nuora, vieni e vedi ogni persona come io sto guardando, dall'amore infinito che io ho per tutti. Per questo l'annuncio della Chiesa è credibile, perché il peggior peccatore, quello che proprio non ce la fa perché ha peccato fino ad oggi, può oggi rinascere, può oggi cambiare vita completamente, perché Cristo ha il potere di risuscitare in lui l'innocenza, cosa che non si può fare nel mondo, che i psicologi non ci riescono, devono far distruggere il passato, devono farti distruggere i tabù, eccetera, cancellare tuo padre e tutto. Non è così. Cristo ha il potere di farti rinascere, e questo significa vedere il cielo aperto sopra di te. Oggi, che cosa c'è che non, nella tua vita non c'è speranza? Sicuramente c'è qualcosa. Sicuramente c'è qualcosa che sta lì messo, incancrenito, e ti fa soffrire. Ti fa soffrire, e da quella sofferenza nascono tutte le altre. Le nevrosi, le paure, le angosce, il panico, la paura della morte, la paura di fallire. Dov'è che ti tiene schiavo il demonio? Basta una piccola cosa, dove tu vedi che c'è un'impotenza e ti fa dubitare di Dio. Ti fa dubitare di Dio, Bene, il Signore oggi viene e dice: io ti ho visto prima che tu dubitassi di Dio. Ma io sto dubitando di Dio. Sì, ma io faccio il tuo cuore nuovo. Io posso vederti come nel paradiso, come secondo la volontà di Dio, prima del peccato. Io ti posso dare la possibilità di essere attaccato dal demonio, di essere attaccato dai pensieri malvagi, dalla paura, ma che questa non entri dentro di te. Vuoi stare con me? Vuoi essere crocifisso con me, anche da questi pensieri, e lasciare che io sia vittorioso? Vuoi rinascere con me? Vuoi perdonare quella persona? Vuoi che quel pensiero malvagio scompaia dalla tua vita? Anche se tu hai ragione, anche se quell'altro ti ha fatto un'ingiustizia, va bene, ma tu non sei felice. Anche se pensi male, non sei felice. Anche se vai in tribunale e quello ti ha dato i 1.000, 10.000, 100.000 euro che ti ha rubato, tu non sei felice, perché non l'hai perdonato, perché c'è una malizia lì. Ma Cristo fa tutto nuovo, bellissimo. Abbiamo bisogno della Chiesa che ci annunci questo, e oggi ce lo annuncia, e di andare, cioè uscire e vedere, per vedere con Cristo. Lo puoi fare questo? Sì. Sapete come erano chiamati, no? Quelli che ricevevano il battesimo? Gli illuminati, quelli che avevano gli occhi aperti. Per questo tanti ciechi sono nel Vangelo, no? Dio apre, il Signore apre gli occhi per vedere noi stessi, la storia, gli altri, con gli occhi del Signore, cioè con gli occhi che vengono dal cielo, il cielo aperto in ogni istante della mia vita. Ogni istante della mia vita è celeste, non si corrompe, non è distrutto dai miei peccati. Non è distrutto, non devo per forza ripetere quel peccato, non devo per forza bere quel bicchiere in più, non devo per forza farmi quella canna in più o drogarmi o non so che. No, tutto nuovo in Cristo. Oggi, è possibile. E così ogni oggi, e così ogni giorno, per poter dire di fronte al mondo, di fronte alle persone che sono accanto a noi: lui è veramente il Signore, lui è veramente il Messia. Mi sono visto come mi ha guardato lui, ho conosciuto che lui solo mi ama come sono, che lui solo vede in me quello che nessuno, nemmeno io, riesco a vedere. Ma non solo questo, vedrò cose più grandi, sto vedendo cose più grandi, cioè vedere io stesso questo negli altri, vedere questo in mia moglie, vedere questo in mio figlio, e non disperare mai, mai, mai. Per questo il matrimonio è indissolubile, per questo c'è incorruttibilità nella vita della Chiesa, nella vita di ciascun cristiano, per cui nulla si disperde, nulla si butta nella nostra vita, sempre sperando contro ogni speranza. Il mondo cancella, condanna, brucia, uccide, il cristiano no. Tu e Dio possiamo sempre avere fiducia, perché Cristo ha vinto il mondo e il peccato.